Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Riteniamo stupefacente in questo momento storico parlare di scontare pene detentive presso i propri domicili. Per quali pene? Per pene fino a 6 anni. Sono tutte mistificazioni quello nel dire che oggi nelle carceri ci sono criminali che non sono criminali. E nelle carceri ci stanno coloro che le forze dell'ordine con grande fatica sono riuscite ad assicurare la giustizia. E qui invece cosa viene fatto? Vengono aperte le porte delle carceri, vengono rimesse in libertà persone che sappiamo già per esperienza passata che entro i primi 12 mesi ricommetteranno il reato in maniera ancora più feroce, perché nel frattempo il paese è morso da una crisi economica che rende tutte le nostre famiglie, tutte le nostre società più deboli. Questa è gente che nella migliore delle ipotesi ha stuprato qualcuno, questa è gente che nella migliore delle ipotesi è andata a far borseggio, è entrata nelle case, nelle famiglie, ha messo in difficoltà persone anziane. Queste sono le persone che state rimettendo in libertà. Noi riteniamo che un reato è un reato. Vi può essere un'attenuazione della pena, e infatti per quello resistono le circostanze attenuanti, ma non può essere esclusa la punibilità solo perché, beh, tanto in fondo non è stato un reato così importante. Rendiamoci conto che uno dei temi fondamentali su cui ragionare è proprio il fatto che la pena deve essere un deterrente e trascorrere, magari all'interno di una bella villa con piscina, gli arresti domiciliari, non può essere considerato un deterrente, perché non è così che funziona. È solo il fatto di avere una reale privazione della libertà che porta coloro che hanno intenzione di compiere dei reati a pensarci due volte prima di farlo. Cosa diciamo alle vittime? Fatevene una ragione? Lo Stato ha deciso di trattare meglio i delinquenti, degli onesti? Sì, potete dirlo. La Lega esce da questo coro, anzi mette il dito sulla piaga. Ragazzi, andate voi a giustificare queste sconcezze. Non possiamo creare un clima di insicurezza. Insicurezza proprio anche emotiva della gente, dove sente parlare di scarcerazione, di liberazione. Vedersi proprio il criminale ancora, non dico sotto casa, ma vederlo libero in casa. Non alimentiamo le vendette personali, non alimentiamo ulteriormente un allarmismo che già c'è, un senso di insicurezza che già c'è nella nostra Italia. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.